Mister Spilli, al termine di 90 più minuti di ottima fattura contro la Nuova Armentin, quali sono le impressioni? Le impressioni sono quelle che stiamo crescendo da un punto di vista fisico, abbiamo fatto uno steppettino in avanti perché chiaramente finita la partita dell'altra, la prima amichevole contro l'Inter la primavera, abbiamo lasciato un giorno libero e quindi c'è stato chiaramente un po' di riposo. E poi abbiamo riniziato con i doppi, quindi sicuramente la condizione dei ragazzi sta crescendo. E oggi noi, più che altro queste amichevoli, ci servono chiaramente per mettere dentro tutte le soluzioni tecniche e tattiche che servono per poi fare tutto il campionato, ma anche per farli crescere dal punto di vista fisico, anche perché allenarsi è una cosa, poi giocare è un'altra. E quindi questo l'ho visto come crescita, è chiaro che è differente da giocatore per giocatore, anche perché comunque ha una storia diversa alle spalle, però li stiamo gestendo bene, l'applicazione da parte loro è totale, quindi io sono pienamente soddisfatto. Crescita fisica evidente, ma si vede anche un incremento dal punto di vista tattico, i giocatori si cercano e si trovano in campo sempre di più. Ma sì, l'impostazione che abbiamo voluto dare è sempre la stessa, no? Quella comunque di cercare di dominare la partita dal punto di vista del possesso della palla. È chiaro che il possesso della palla qui scateniamo un dibattito che non ha fine, no? Ma deve essere poi, deve essere fine a se stesso, ma deve essere fatto per costruire, per arrivare a fare delle occasioni da gol, che è quello che poi ci importa. Poi noi dobbiamo essere bravi a leggerle, perché alcune volte magari nel momento di difficoltà, perché in questo momento siamo in difficoltà fisica, qualche lettura viene meno perché cala il sipario, come si dice in gergo, e quindi non vedi determinate giocate. Oggi abbiamo insistito, anche se abbiamo fatto cose importanti davanti alla loro difesa, ma ad entrare dentro, mentre secondo me quando incontriamo squadre che si intendono con tre centrocampisti così stretti dobbiamo andare sugli esterni. E quest'anno, a differenza dello scorso anno, abbiamo anche qualche centimetro in più dentro l'area, quindi possiamo usare anche quest'arma che è il cross. Oggi siamo un po' intestati di entrare dentro, però fa parte delle letture che in questo momento non sono sicuramente, sono un po' annebbiate, ecco, tutto qua. Prossimi giorni come saranno impostati? Prossimi giorni saranno impostati domani mattina a recupero, domani pomeriggio già ci alleniamo, chiaramente faremo delle distinzioni per chi ha giocato tutta la partita, perché ha giocato gran parte della partita, parleremo con i ragazzi e poi vedremo chi sarà disponibile per fare un allenamento, che invece lo faremo recuperare completamente anche domani. E poi partiamo chiaramente con i doppi fino ad arrivare alla prossima amichevole, che sarà il 12 se non sbaglio, e poi finirà la prima parte di ritiro, tireremo le somme sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico. Capiremo se sono state apprese certe cose, altrimenti resteremo ancora su quelle. Se riusciamo ad apprenderle, come mi sembra i ragazzi abbiano voglia di apprendere, andremo avanti, metteremo dentro altre soluzioni. Questa squadra mi permette di avere parecchie caratteristiche per poter cambiare anche in corsa alcune situazioni.